In nome di Allah, il Clemente e il Misericordioso. Il nostro sermone oggi porta il titolo Comportamenti e diritti comuni e la loro influenza sul progresso e sulla costruzione della società. Lode ad Allah, Signore dei mondi, che disse nel sublimo Corano Di, il Signore mi ha guidato sulla retta via, in una religione giusta, la fede di Abramo. Che era un burro e credente e non associatore. Testimonio che non c'è Dio che Allah, l'unico e testimonio che il nostro maestro e profeta Muhammad è il suo servitore, è il messaggero che disse: Allah mi ha educato con i modi migliori, seguitando il merito. L'Islam adotta un approccio integrato che regola la relazione dell'uomo con il suo Signore, e il suo rapporto con le persone e la sua re relazione con l'intero universo. La legge islamica o la Sharia è stata manifestata in molti sistemi e comportamenti pubblici che contribuiscono al progresso, allo sviluppo e alla prosperità della società, tra i quali il comportamento che incoraggia le persone a chiedere un permesso prima di entrare in una casa. Un comportamento stabilito dalla legge islamica, cioè la Sharia, per proteggere la privacy della gente. Di De questo dice l'Onipotente nel Corano: O oh voi che credete, non entrate in una casa, in case che non siano le vostre, senza aver chiesto il permesso e aver salutato la gente. Che abita, questo è migliore e meglio per voi? Ve ne ricorderete. Il profeta, a e di Allah su di lui, ci ha insegnato come chiedere il permesso di entrare in una casa e le sue etichette, tra le quali ricordiamo l'impegno di dire il saluto, bacio su di voi, e annunciare il nome prima di entrare nella casa. Narrato che un uomo chiese al profeta, a e di Allah su di lui, il permesso per entrare nella sua casa, quando il profeta era in casa dicendo: «Posso entrare?» E il profeta, bacia e benedizione di Allah su di lui, disse al suo servo «Esci a quest'uomo e insegnali come chiedere il permesso di entrare in casa e dilli di bacia su di voi oppure bacia su di te, posso entrare?» L'uomo ha sentito e ha detto «Bacia su di voi, posso entrare?» E il profeta, bacia e benedizione di Allah su di lui, lo autorizzò ad entrare. Giaber, un compagno del profeta, disse, sono andato dal profeta, bacio e predenzione di lui, ho bussato alla porta chi è? chiese, cioè il profeta, chi c'è? Risposi, sono io, Dissi, disse, io, io, come se lui disapprovasse la risposta. Anche tra le regole del permesso di entrare in una casa è quello di abbassare gli occhi quando, oppure abbassare lo sguardo quando diventiamo davanti alla porta. Di, que di questo disse il Messaggero di Allah, bacio e di, Allah, su di lui. Il permesso di entrare la casa di qualcuno è stato prescritto per trattenere gli occhi dal guardare qualcosa che non dovremmo guardare. Riportato da Saad ibn O'Bada che Allah si compensa di lui da aver chiesto il permesso di entrare mentre stava davanti alla porta. Perciò il profeta gli disse: Non chiedere il permesso mentre stai affrontando la porta della casa. Direttamente, riportato che quando il profeta bacia predazione di Allah su di Veniva ad una porta e, quando voleva chiedere il permesso di entrare, non lo faceva affrontando direttamente la porta, ma restava in piedi alla destra o alla sinistra della casa. Se le è stato dato il permesso, entrava, altrimenti andava via. Tra le regole pubbliche sollecitate dall'Islam, l'etichetta della strada e dei luoghi pubblici. L'Islam ha reso alla strada un diritto che dovrebbe essere eseguito. De questo disse il profeta, bacio e benedizione di Allah su di lui, evitate di esservi per... oppure nelle vie. La gente poi disse, oh messaggero di Allah, bacio e benedizione di Allah su di lui, non possiamo fare a meno di quei luoghi, di quei luoghi d'incontro in cui conversiamo. E il profeta proseguì, bene, se insistite su questo, dovete dare alle vie i suoi diritti. Chiesero quali sono i diritti dovuti alle vie, rispose: abbassare lo sguardo, astenersi da qualsiasi cosa offensiva, scambiare i saluti fra di voi, ingiungere il diritto, Maruf, e evitare le azioni malvagie, Munkar. E il profeta abbassò la benedizione dal di lui disse anche. Al-Iman, cioè la fede, ha più di 60, 70 rami o più di 60 rami e il più importante dei quali è la testimonianza. Non c'è Dio che Allah, l'unico, e il più inferiore dei quali è la rimozione degli oggetti nocivi dalla strada e la modestia è un ramo della fede. Coloro che usano la strada o le strutture pubbliche non devono alzare la voce o parlare a voce alta e fastidiosa. Non redere a, a voce alta e non gettare la sporcizia per la strada e metterla nei posti ad essa consegnata oppure assegnata, ma devono essere rimossi dal danno. Dal danno. Non si deve bloccare le strade né molestare i bedoni né con le, par con le parole né con le azioni. La pulizia personale è una delle buone regole. L'Islam ha reso la pulizia e la pulizia del corpo, dell'abbigliamento e del posto una parte integrale delle sue leggi in proporzione alla sua importanza come comportamento umano e il valore della civiltà. Perciò l'Islam ha inviato oppure ha invitato la gente ad adottare alcuni comportamenti che rendono l'uomo in una un buona apparenza e attraente. Allah l'Onipotente ha elogiato i credenti che sono desiderosi di pulire i loro corpi e bruficare anche i loro cuori. De questo Allah l'Onipotente disse, in verità Allah ama coloro che si bentano e coloro che si bruficano. E il profeta disse, Allah è buono e ama i buoni, ed è pulito e ama la pulizia. E il messaggero di Allah, baci e benedizione di Allah su di lui, disse, la purezza è metà della fede. E il messaggero di Allah disse anche, oppure vide un uomo scombigliato e i cui capelli erano disordinati. Disse, potrebbe questo uomo non trovare qualcosa per farsi pettinare i capelli? Vide un altro uomo che indossava i vestiti sporchi e disse, Potrebbe questo uomo non trovare qualcosa con cui lavare le sue vesti? E il profeta Bacce Bendissone dal naso di lui sollecitò anche alla pulizia, alla pulizia dei denti al fine di proteggere dall'odore della bocca e di non danneggiare il fratello umano con qualsiasi odore sgradevole che potrebbe allontanare le persone da lui, da lui. De questo disse il profeta Pace e Protezione dell'Allah su se non avessi pensato che fosse difficile per la mia umma, avrei comandato loro di usare il miswak, staccato da denti, al momento di ogni preghiera. Tra i comportamenti c'è anche la regola del dialogo, perché il dialogo è il mezzo di comunicazione e di conoscenza e correggere i concetti. L'Islam ha aperto le, la porta del dialogo tra tutte le persone portando alla via retta e alla verità senza impararsi restrizione, disprezzo o maldecenza disse l'Onnipotente e discute con loro nella maniera migliore e il nostro profeta bacio e pretenzione di Allah su di lui disse il credente non è diffamatore Né maldecente né sbudorato. Il dialogo dovrebbe essere buono, basato sulla sapienza, sull'obiettività, sull'attenzione e sul controllo delle notiz notizie prima di distribuirle. Di questo disse Allah, l'Altissimo, o credenti: se un malvagio vi reca una notizia, Verificate, verificatela, affinché non portiate per disinformazione, e pregiudizio a qualcuno e abbiate voi a mentirvi in quello che aver fatto. E il profeta, bacio di Allah su di lui, disse, essendo paziente un dono proviene dalla Allah. E la fretta è dal Satana. Il profeta, a benedizione di Allah su di lui, disse: C'è un'esitazione in tutto tranne che negli atti che portano alla buona fine nell'aldilà. il profeta, a benedizione di Allah su di lui, disse: È abbastanza falso che un uomo possa riferire tutto ciò che sente. Non ripetere o destare le voci perché nell'eco del contributo alla promozione e alla diffusione e alla diffusione le voci diventano più diffuse se trovano, trovino la frequenza sulle lingue, le orecchie che le ascoltino e le anime che le accettano e le credano. Di questo disse Allah l'Altissimo, quando con le vostre lingue riportaste con le vostre bocche deceste cose di cui non avevate conoscenza alcuna, pensavate che non fosse importante mentre era enorme davanti ad Allah il messaggero di Allah bacia predizione di Allah su di lui e disse chi crede in Allah nell'ultimo in giorno non fa del male al suo vicino e chi crede in Allah nell'ultimo giorno deve essere generoso con il suo ospite. E colui che crede in Allah nell'ultimo giorno lascia che parli bene o rimanga in silenzio. E tra i comportamenti pubblici stabiliti dall'Islam c'è anche quello di abbassare la voce, cioè non alzare la voce dal solito specialmente in presenza delle persone d'alto livello è stato narrato nei combattimenti di Luqman al-Hakim nel versetto coranico sii sì, modesto nel camminare e abbass abbassa la tua voce è vero la più sgradevole delle voci è quella dell'asino Dio ha elogiato coloro che abbassano le loro voci, specialmente in presenza del profeta, baci e benedizione di Allah su di lui, dicendo: Coloro che abbassano la voce davanti all'inviato di Allah sono quelli cui Allah ha disposto il cuore al timore di lui, avranno il perdono e la ricompensa immensa. Inoltre c'è il comportamento di guidare lo smarrito e guidarlo all'indirizzo corretto. E il profeta, bacio e di Allah su di lui, disse, attenti a stare seduti sulle strade. La gente disse, non ci sono che questi posti per incontrare e parlare. Rispose il profeta, bacio e di Allah su di lui, se non avete che questi posti dovrete rispettare i diritti delle vie. La gente chiese... Quali sono i diritti delle vie? E il profeta rispose: abbassare lo sguardo, rimuovere oggetti dannosi, rispondere al saluto, ingiungere il bene e evitare il male, guidare quello che ha perso la strada. Dico questo e chiedo il perdono di Allah per me e per voi. L'oda ad Allah, il Signore dei mondi, testimonio che non c'è Dio che Allah, l'unico testimonio che è il nostro maestro profeta Muhammad, il suo servitore e messaggero. Baci sull'ultimo profeta e messaggero di Allah e sulla sua famiglia, sui suoi combani, su quelli che le seguono con carità fino al giorno del giudizio universale. Quindi mie sorelle e miei fratelli nell'Islam. Ci sono altri comportamenti di grande importanza che il musulmano dovrebbe osservare, tra i quali offrire l'aiuto agli sfortunati. Questo fatto è considerato dall'Islam tra le opere più pie. Secondo Abu Zarra che Allah sia soddisfatto di lui, il profeta pace e benedizione di Allah sud di lui disse, col sorgere del sole ogni giorno c'è un'elimosina da pagare da ogni anima umana. La gente chiese, come possiamo offrire tali elimosina? Rispose il profeta pace e benedizione di Allah sud di lui, le vie del bene sono innumerevoli, dire, dire, oppure dite, Gloria ad Allah, lode ad Allah, nessuna divinità, divinità oltre ad Allah, ordinare il bene, proibire il male, rimuovere la sporcizia dalla strada, aiutare il sordo e il cieco, guidare quello che perde oppure perde l'indirizzo che sta cercando. Si aggiunge anche camminare con sfortunati, sfortunati per aiutare aiutarli ed aiutare i deboli nei loro affari tutto quello tutto questo è un atto caritero tra questi comportamenti c'è anche l'assistenza prestata a chi è bignolo e handicappato la solidarietà sociale è nell'interesse dei ricchi prima dei poveri per raggiungere l'equilibrio nella vita l'Imam Ali che Allah si è soddisfatto di lui disse questo Allah, gloria a Lui, metti le disposizioni dei poveri nei beni dei ricchi. I poveri soffrono solo quando c'è un ricco barismonioso e Allah giudicherà i ricchi per questo. Questa cura è una grande aggiunta al credito nazionale poiché la protezione dei poveri dei deboli è responsabilità dell'intera società. La provvidenza di Allah è così vicina a coloro che a coloro che hanno cuori vulnerabili Allah è benedetto nella sua misericordia che tratta i suoi servitori con misericordia con lui nessun atto di ben viene sottovalutato anche se una, è una semplice e buona parola il messaggero di Allah bacio e benedizione di Allah su di lui disse non considerare nessun atto di bontà insignificante anche se incontri tuo fratello con un viso allegro in un altro hadith disse: Ricevete l'aiuto e la vittoria attraverso i vostri disgraziati. Allah aiuta il servitore finché aiuti suo fratello. Tra questo comportamento c'è il rispetto dei più vecchi, trattarli in un buon modo e non maltrattarli. Dobbiamo prendere in considerazione la loro vecchiaia e la loro anzianità. Nell'Islam dobbiamo dargli il loro prestigio a, que a questo oppure per questo. E i maggiorenni devono trattare i minorenni con clemenza, simpatia e affetto. E il nostro profeta, abbraccio e benedizione di Allah su di lui, disse: Ogni musulmano che onora il vecchio, Allah manderà a lui colui che lo onorerà nella sua vecchiaia. E questa è una delle manifestazioni della grandezza dell'Islam, della sua misericordia, della sua permissibilità, della sua giustizia e della sua attenzione all'onore della dignità umana. E ha fatto sì che il profeta abbia la sua di Allah su di lui e il buon trattamento con il vecchio, con il portatore del Corano e il sovrano giusto, uno dei modi della glorificazione di Allah, l'Onipotente. E il profeta, bacio e benedizione di Allah, su di lui disse «Glorificare Allah implica mostrare onore a un musulmano dai capelli grigi, grigi, ad uno che impara il Corano a memoria e mostrando onore al sovrano giusto». E il messaggero di Allah, bacio e benedizione di Allah, su di lui disse «Chiunque non mostra clemenza ai nostri figli né riconosce il diritto dei nostri vecchi, non è uno di noi» inoltre la buona comprensione della tolleranza dell'Islam non richiede che il vecchio sia musulmano è stato riferito che il profeta faccia benedizione di Allah su di lui fece una donazione a una famiglia ebrea Omar ibn Abdelaziz scrisse al suo prefetto a Bossera dicendo lì guarda i batti della gente del libro e specialmente il vecchio debole che non ha abbastanza soldi Baga a lui dal tesoro dei musulmani quello che lo sostiene. La società ha diritti sui suoi membri che osservano i suoi interessi pubblici, ad esempio la crescita della popolazione, c'è ciò che riguarda le sue capacità, ma non dobbiamo limitare la forza a quella materiale, c'è anche la morale educativa e tutto ciò che contiene gli aspetti della cura. Questo è un caso che va al di là del potenziale delle persone di estendere la capacità dei paesi di fornire i servizi che le persone non sono in grado di fornire. In questo modo la situazione e la capacità degli stati sono tra gli elementi da prendere in considerazione nel processo demografico. Chiunque vive per sé stesso non merita di vivere. La, la crescita demografica della popolazione ha i suoi effetti non solo sull'individuo e sulla famiglia ma anche sulle stati che non adottano la via della scienza nel mantenimento dei problemi demografici limitare o stendere questo problema non sottoponga gli individui misure separate dalle risorse pubbliche degli stati in secondo luogo i pochi forti sono i migliori delle masse deboli descritte dal nostro profeta Baccia e di Allah, su lui, come una schiuma nell'acqua, perché le circostanze eccezionali vissute da alcuni paesi in condizioni, condizioni che non consentono loro di fornire gli elementi di base di salute, educazione, costruzione e fertilità in caso di abbandonanza incontrollata, e che porta ad essere tanti come un torrente. Ogni persona saggia si rende conto che se le quali, la qualità e la quantità entrano in conflitto, la vincita sarà da parte della qualità. Quindi, i pochi forti sono migliori di quelli tanti deboli. Questo perché la massa che eredita la debolezza, l'ignoranza o l'arretratezza la della civiltà, che è un pesante fardello. Non può essere tollerata o soddisfare i requisiti delle risorse statali e delle capacità, e la massa descritta dal nostro profeta a e benedizione di Allah come delle schiume nei torrenti, che non sono utili, sono dannose e non se ne traggono beneficio. O oh Allah daci le, le buone maniere, e tienici lontani dalle cattive maniere, e rendici dei tuoi fedeli dovuti e liali. Grazie dell'ascolto.